Dopo lo stop forzato dettato dal Covid, Pitti Filati torna in presenza. L'89esima edizione dedicata all'autunno-inverno 2022-2023 si terrà dal 28 al 30 giugno in una cornice inedita, quella della stazione Leopolda. Altra novità è la scelta di giocare d'anticipo sulle date degli altri saloni firmati Pitti Immagine, Pitti Uomo e Pitti Bimbo, rispecchiando così la stagionalità dei filati che precede di 6 mesi il prodotto finito. Nutrito come sempre il plotone delle aziende espositrici del distretto pratese. Sono 23 del settore filati, cui si aggiungono altre presenze del meccano tessile e dei trasporti. Un appuntamento, quello di Pitti Filati, molto atteso dagli imprenditori pratesi che in quest'anno di sospensione sono riusciti a restare in contatto con i clienti sia attraverso le piattaforme digitali che organizzando in proprio eventi fieristici più piccoli in città. Ora è necessario tornare alla normalità con tutte le accortezze del caso, come la possibilità di visitare gli stand su appuntamento per evitare file e rispettare al meglio la normativa di sicurezza. Le aspettative sono buone per Roberta Pecci, coordinatrice del gruppo produttori di filati della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord. È fondamentale che riprenda l'export, che nel primo trimestre 2021 segnava ancora per i filati per maglieria pratesi oltre meno 10% rispetto allo stesso periodo del 2020, a fronte di una produzione già rientrata in positivo con il più 1,7%, grazie a un'accelerazione progressiva dopo una partenza d'anno ancora debole. Significativa anche la raccolta ordini, soprattutto sull'estero, dove si supera il 16% rispetto al gennaio marzo 2020. Sulla ripresa incombe il problema materie prime, sia per i costi in ascesa generalizzata, sia per la loro stessa reperibilità. In particolare si sono impennati fortemente e continuano a crescere i prezzi di molte fibre tessili, da acrilico e nylon fino a quelle più pregiate come mohair, pelli fini e la stessa lana, che costituiscono la base della maggior parte dei filati dei produttori pratesi che proprio nell'alto di gamma, nella qualità e nella sostenibilità hanno punti di forza fondamentali.